Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Academy Vita da Studente. Sono all'interno dell'edificio perché devo andare a club e fare amicizia con due nuovi fan. Ma vediamo un po' la missione di oggi da affrontare. L'orologio maledetto e magari anche il quaderno del terrore, perché no? Ofelia, la cuoca della mensa, sembra sapere qualcosa sui sette misteri dell'Accademia, parliamole. Lei si trova agli alloggi. Quindi andiamo a parlare dentro gli alloggi. Dovrebbe stare alla mensa proprio, quindi sotto se non sbaglio. Ah, quindi sta sopra? La mensa era sopra. Ah, certo, beh, eccola qua, infatti. Un'ottima cuoca. Il rischio della signora Ofelia è davvero la fine del mondo. Hai ragione, ho sentito dire che è una cuoca davvero eccellente. La signora Ofelia viene dall'Occidente. Ho detto eccellente, come... Vabbè, Gibastiano ormai, non mi faccio più domande. Ciao, sapevate che di recente molti studenti si sono sentiti poco bene? Mi sono domandata più volte se fosse un problema del cibo che preparo. Ma chissà. Ma parlando anche con la signorina Vapore, credo che il problema sia altro. Non vorrei chiedervelo, ma non è che potreste darmi una mano voi? L'orologio maledetto... Però con il cibo che ha a che fare? La cuoca della mensa ci ha detto che molti studenti ultimamente non sembrano in forma. Sarà successo qualcosa al cibo, è tempo di scoprirlo. Va bene. Ah, così. Grazie per esservi offerti ad aiutarmi, siete così gentili. Nessun problema, ci può dire di più in merito? Ah, sì, c'è una frase che ultimamente ho sentito spesso qui. La ricordo distintamente. Era qualcosa del tipo "il tempo qui non passa mai". Ah, cosa? Sul serio? Aria, che ti prende? Ecco, anche a me succede spesso di ripetere questa frase ultimamente. Sono un po' di giorni, infatti, che quando esco dagli alloggi carpesco qualcosa e automaticamente mi ritrovo nel mio letto come se non fosse successo nulla. Calpesta qualcosa? Che strano. Ma no, sarà solo la tua immaginazione. Ma il tempo non passa mai. E dimmi, hai idea di che cosa calpesti? Forse gli escrementi di qualche animale? È disgustoso. Perché non mi credete, ragazzi? Vi sto dicendo la verità. Aspettate, proviamo così. Matteo, stamattina ti sei messo le mutande al contrario, ho indovinato? Cosa? Ma che sciocco... Eh già. Ehi, hai ragione, ma come diavolo l'hai fatto? Ma è fantastico, Aria, quindi sei la gira della mente? No, perché Matteo non se ne era neanche accorto che aveva le mutande al contrario, quindi lui pensava di averle bene. Quindi no, Gibastiano, no. Ma no, ne stavo parlando prima con Matteo, o meglio, dopo. Stai dicendo che stiamo rivivendo una scena già vissuta? Ah, beh, può essere. Sembrerebbe proprio di sì, abbiamo viaggiato nel tempo. Per qualche motivo siamo tornati nel passato. Ah, è come un sogno. Puoi dirlo forte, amico, sembra di essere un vero film di fantascienza. Ma com'è potuto accadere? Forse tutto collegato a ciò che ho calpestato stamattina fuori dagli alloggi. Quando lo calpesto sembra rimbombare tutto. E poi di colpo mi ritrovo nel mio letto. Ora mi credete allora? Senti rimbombare tutto. Che strano. Beh, c'è solo un modo per verificare. Andiamo a calpestare quella cosa. Vuoi farlo sul serio? Beh, sì, dopo tutto è il modo più rapido per viaggiare nel tempo. Questo è ancora tutto da vedere. Allora torniamo agli alloggi. È tempo di viaggiare nel tempo. Ribadisco, davvero avete intenzione di calpestare quella cosa? Proprio così, amico. Vedrai, ti divertirai un mondo. Io non ci trovo niente di divertente. Come quelli che giocano con le pozzanghere. Io non ho mai capito i bambini che si divertono a giocare nelle pozzanghere. Posso capire giocare con i mucchi di foglia, quello anche io lo facevo da piccolo, però le pozzanghere non ho mai trovato l'attrattiva. Non so perché. Però a molti piacciono, quindi boh. Allora... Sul serio, a parte che mi fa passare attraverso e mi spinge fuori. Vuoi calpestare? Ma guarda, veramente vorrei evitare. Però devo farlo per forza. Dentro gli alloggi, bene. Qui. Oh sì, si menano le mani, si menano le mani. Vi siete divertiti a calpestare quella roba? No, veramente non direi. Si sale, ok. No, si deve scendere invece. Accidenti, che fastidio sta mappa. Sta mappa è la cosa più fastidiosa che io abbia mai visto in vita mia. È qua dentro, è qua dentro. Qua, sì. Ah, sì, ma a caso proprio, eh. Cioè, il segnalino potevano metterlo un pochino meglio.
Ci è sfuggito, ma non credo proprio G. Bastiano. Qua, ok, da ste parti qua. Come prima, niente. Oh, guarda, quelli del club tennis come ci aiutano, grandi. Vabbè, il mangiatore poteva anche risparmiarsela tagliando sta fatica, eh. Non è per dire. Qua dentro? Sì, mi pare. Ok. Ci siamo allora. Oddio! Ma quello col pendaglio lì, uomo orologio. Ma c'è il pendaglio, ma che è sta robaccia? Fatevi sottomani, subito. Con molto piacere poi direi. Fracassato proprio di botte. Ah, che dolore che ha fatto! Mamma mia! Oh, è buono! È pista questo, eh! Oh, pensavo che mi colpisse, invece no! Mi ha fatto male lui! Che fai? Tra l'altro, sono salito di livello tipo tantissimo perché ho usato le sfere. Ne avevo accumulate un bel po', non le ho mai usate. Ho visto che ce l'avevo, ho detto ok, usiamole. E ho fatto salire tutti quanti di un bel po' di livelli. E questo era quanto? Ah. Finita così. Ah, ho perso. Bene, sembra che tempo sia tornato a seguire il suo flusso regolare. Ah, che fatica! Ma perché hai fatto tutto questo? Perché, ecco, volevo vendicarmi degli umani che mi hanno scartato. Scartato? Sì, vedete, un tempo ero un orologio a parte di una splendida casa. I proprietari, una giovane coppia, avevano una bellissima famiglia, ma col tempo i figli crebbero e loro rimasero da soli in quella casa. Ed accanto mio ero contento per i figli, ma provavo un po' di nostalgia. Passarono ancora altri anni e purtroppo la signora morì. Suo marito, nonostante il dolore, decise di rimanere in quella casa per cercare di sentirsi meglio, però decise di dare una rinfrescata a quest'ultima. E prima che potessi rendermi conto, finì in mezzo agli altri mobili. Fu così che lasciai questo mondo, diventai uno spirito e ora eccomi qui. Ecco perché degli esseri umani, voi mi avete fatto soffrire. Quindi questo orologio ha più di 100 anni. No, ti sbagli. Oddio, signora Ofelia. Che succede? C'è un motivo ben preciso per cui venisti rinchiuso insieme agli altri mobili. Cosa? Sta dicendo che lei conosce il vecchio proprietario di questo orologio? Sì, era un mio vecchio amico. Purtroppo ora non è più con noi. Il No. motivo per cui ti abbandonò è che gli restavano solo pochi mesi di vita. Cosa? Dice sul serio? Sì, era stato ricoverato e in ospedale gli fecero proprio questa diagnosi. Gli dissero che non sarebbe potuto tornare a casa. Per questo motivo, decise di donarti alla scuola per assicurare un futuro anche a te. Per lui è stato un dolore atroce. Non voleva separarsi dalla vita. Avrebbe potuto salutarti come meritavi, ma purtroppo non ne ha avuto il tempo. È terribile. Fortunatamente, è riuscito a chiedermi di ringraziarti da parte sua. Digli che è stato parte della famiglia, ha aggiunto poi. Beh, hai sentito? Sembra che tuo vecchio padrone tenesse davvero tanto a te. Io non lo sapevo. Signor Girolamo! Signor Girolamo! So che è difficile, ma ora è tempo di guardare avanti, rotto orologio. O sbaglio? Guardare avanti. Avrei ragione. Grazie di cuore a tutti, ragazzi. Bene, sembra che tu abbia imparato la lezione. Può giurarci! Non so davvero come ringraziarvi. Non c'è bisogno che li ringrazi, hanno fatto quello che era giusto. Un attimo, cos'è questa strana sensazione? I miei complimenti, Aria. Questa che arriva dal nulla. E lei da dove sbuca, signorina Vapori? Dalla porta, Gibastiano. Io devo fare i complimenti a chi ha scritto i dialoghi. Dalla porta, Gibastiano. Aria, hai finalmente sbloccato il tuo potere FNY. Cosa? Stai dicendo che anch'io possiedo il potere FNY? Ed ecco l'orologio. A tal proposito, d'ora in poi voglio che anche tu indossi questo. Let's go! E allora? Vediamo un po'. Quindi questo significa che... Esatto, amico mio!
Fantastico, Aria sta per trasformarsi. Davvero? Beh, allora procedo subito. Etto momento, rotto orologio. Trasformazione. Sono in grado di controllare il tempo. Sono Lady Tempo. Sto sognando, vero? Sì, deve essere così. Quel costume è davvero elegante. I miei complimenti, mia cara. Fantastico, Aria. Sei stata incredibile. Bene, sembra che sia andato tutto in migliore dei modi. Ne sono felice. Grazie dell'aiuto, Rotorologio. Sei stato grande. Grazie a te, Aria. E grazie anche a tutti voi. Hai ottenuto la medaglia all'orologio maledetto. E questa è completata, quindi ora direi di andare a fare la prossima. Se no, non faccio niente in questo episodio. Il quaderno del terrore. Vediamo un po'. Uno studente davanti all'edificio principale sembra sapere qualcosa sui sette misteri dell'Accademia. Parliamoci. Eccolo qua, lui dovrebbe essere quello della missione, giusto? Hello? Ehi, voi, avete mai sentito parlare del quaderno del terrore? Da quel che so, se il tuo nome viene scritto lì sopra, sarai maledetto a vita! Ah, spero proprio che ai miei amici non sia successa una cosa del genere. Di solito sono gentili e solari con tutti, ma ultimamente sono cambiati. Ve lo chiedo per favore, salvateli, vi prego. Lo studente ci ha parlato del quaderno del terrore, che potrebbe aver maledetto alcuni dei suoi amici qui in Accademia. Aiutiamolo a salvarli. Dite sul serio, grazie mille. Dunque, credo che al momento i miei amici si trovino tutti qui intorno. Si comportano in modo strano, non avrete problemi a riconoscerli. Bene, conto su di voi allora, buona fortuna! Ok, andiamo allora. Andiamo a svelare il mistero del Rancor Note. E se fosse pericoloso, ci prendiamo gli schiaffi, amico mio. Non è difficile da capire, eh. Ah, oh, eccoli qua. Ah, devo barlarci prima? Lo fa botto direttamente. Ihihi, sono della Solid Club di calcio! Non so, questa voce è uscita così. Siete qui per sconfiggermi? Perché non ci riuscirete mai. È veloce a schivare, bravo. A schivare sei veloce, ma con i pugni come te la cavi? Male, perché ci ha preso, a quanto pare. Bang! Vai, yeah. Andata. Oh no, comparso il Rancor Note, ehi. Ok. Finita? Ok, grazie, che facile, che bello. Ehi là, ehi signorine, salve, tu vuoi diventare amica mia? Una piccola condizione, chi... Vabbè, comparsa, pensavo che perché ci avesse visto combattere. A volte capita che ti vedono combattere e fanno: ehi, sei un grande, voglio unirmi al tuo club. Cioè, voglio darti la mia carta studente. Vabbè, sì, insomma, le solite cose, no? Non è che vuoi unirsi al club, perché già siamo pure troppi, sinceramente, Allora, ma qui ne abbiamo un altro. Bene, Ambrangiolini presa. Hello? Ai triumani! Preparatevi perché mi chiedo a raggiungere la notte di vendetta. Forse cominciamo, ci sfideremo a suon di rock and roll. Mi viene la voce da Topolino a maledetto. Cioè, non nel senso che Topolino è un maledetto, ma la voce da Topolino maledetto però. Perché Rancor non ti maledice a vita. Quindi resto comunque in tema, no? Siete insistenti, ma stavolta vincerò io. Guarda, boh, facciamo subito la prova, guarda. Vengo a cercare lì dove stai. Ma eccoci qua. Hey, hello? Voi chi siete? Salve, Manny, cercate qua per caso? Volete sconfiggermi? Ah, questa sì che è bella. Vi schiaccerò uno ad uno. Disteng! Non penso proprio, amico mio. Dov'è il Rancor Note? Hey, là! Oh, te ne vai. Ah. Oh cielo! Un ragnone? Ranco ragno? Oh, ma allora questo vuole le botte proprio, eh? Che abbiamo qui delle prede succose, certo! Ti faccio assaggiare il mio... No, ritiro quello che stavo per dire, non lo dico più, eh? Perché sarebbe molto ambiguo come... Vuoi?
Voleva farmi del grande male. Ehi! Però l'ho schivato un po', dai, grazie, eh. Ma che fai? Ma che... ma cosa... ma meni, per favore? Sembra che meno, ma in realtà non sto facendo niente. Ora, ora sì, ora proprio. Dove sono? Sembra che non avrò mai la mia vendetta. A quanto pare no, amico mio. Vendetta, mi chiedo a cosa si riferisca. Beh, potremmo chiederlo alla signorina Vapori. Andiamo. Ehi, let's go! Sarà contento Gibastiano. Capisco. Quindi è per questo che siete venuti a chiedere a me? Oh, che dolci. Siete davvero due bravi bambini. Ah, sto sognando. Comunque, quel quaderno appartiene ad un insegnante del terzo anno. Cosa? Sul serio? Sì, l'aveva comprato da giovane. A quell'epoca soffriva di bullismo. Per distrarsi un po' iniziò a riempire dei pensieri le pagine del quaderno. In quei momenti così bui, quel diario deve essere stato il suo unico amico. Capisco. Anni dopo divenne un professore qui, continuando a scrivere su quel quaderno. A poco quelle pagine gli infusero un grandissimo coraggio. E lui finalmente riuscì a lasciarsi alle spalle questo triste passato. Beh, tutto è bene quel che finisce bene. Ma se il quaderno lo ha aiutato così tanto, perché ora si stava ribellando? Semplice. Un giorno sua madre scoprì il diario nel suo contenuto. Era pieno di insulti e di brutte parole. Così decise di gettarlo via. Ecco perché stava cercando vendetta. Voleva vendicarsi per quella sua fine. Mi sembra un po' eccessivo. Ad ogni modo, ora è tutto finito. Provvederò io stesso a restituire il quaderno al diretto interessato. Sono sicura che lo rileggerà e troverà lo stesso coraggio di un tempo. Ma ne è davvero convinta. Fantastico, signorina Vapori. Ah? Hai ottenuto la medaglia Rancornaut. Bene, anche questo mistero è stato risolto. Non sei d'accordo, Gibastiano? Puoi dirlo forte, amico, stiamo andando alla grande. Ah, quel ragazzo è troppo eccitato per i miei gusti. Hai completato il quaderno del terrore, yeah. Un'altra missione completata, ne mancano solo... No, ne mancano tre veramente, o quattro, non so contare. Ne ho fatte tre. Più quella dei serpenti, 4. Il club FMW sta facendo passi da gigante, è innegabile. Ma ora, grazie a te, questa accademia soffrirà come merita. Vediamo come reagiranno quegli sciocchi davanti alle prossime sfide. Beh, che dire, spero che facciano del loro meglio per superarle. Il momento cruciale si sta avvicinando, non vedo l'ora.